Ti volevo raccontare una storia, magari avremo ulteriori specifiche proprio nel corso dei prossimi minuti, appena il nostro regista, Manuele Bernardo, ci darà l'ok. C'era una volta, no, proviamo con toni magari un po' più da cronaca e meno fiabeschi. Domenica scorsa, a margine della gara tra Roma e Napoli, Matteo Lo Cicero, giovane di Frattamaggiore, impiegato come steward allo stadio olimpico, è fan di Osimhen. Sì. È fan di Osimhen. Gli chiede una foto, riesce a incontrare il nostro amico, lo possiamo dire, Omar Agatubba, il quale lo introduce poi a Victor ai margini dell'impianto romano e scambiano due chiacchiere, si fanno una foto. Lui addirittura, pensate, gli mostra che sulla torta del suo compleanno c'era Victor Osimhen. Cioè, Sì. Matteo Lo Cicero, da Frattamaggiore, quando ha festeggiato il compleanno, sulla sua torta ci ha spiaccicato la bella foto di Victor Osimhen. Adesso per far Bella. capire che non è un fan Non è un dell'ultima fan ora, dell'ultima ora, quindi. però arricchisce, no, il discorso. Esatto. E cosa succede? Che a un certo punto arriva qualcuno e dice: Matteo, tu qui non stai facendo il tuo dovere, devi lasciare questa pettorina perché mentre dovresti fare altro sei lì che scambi delle chiacchiere con un calciatore. Al di là del discorso, diciamo, professionale, rileva a quel punto poi la grande umanità di Victor Osimhen, il quale poi ha realizzato il sogno di Matteo, perché oltre a concedergli un selfie, si è anche a quel punto schierato dalla sua parte, ha detto: ma non sta facendo nulla di male, ci stavamo scambiando un saluto, un selfie, una foto. Facciamo una cosa, fate quello che vi pare. Matteo, sai che ti dico? Ti aiuto io a trovare un nuovo lavoro. Parliamone proprio con lo stesso Matteo che in questo momento dovrebbe già essere pronto in collegamento con Calcio Napoli 24 Live. Matteo, ci senti? Ciao Ci senti, Matteo! buona, ciao Eccoti ragazzi, Matteo, come buona. stai? Ciao ragazzi, tutto bene? Voi come state? Tutto bene, grazie, un piacere averti qui con noi. Ci racconti un Piacere po' mio. com'è andata? Non so se stavi ascoltando il riassunto che facevo Sì. di domenica sera. Ci ho beccato, più o meno ho mancato qualcosa. Ci dici tu come sono andate No, no, no. le cose? Sì, allora, innanzitutto ciao a tutti ragazzi. No, è stata perfetta, il riassunto è andata letteralmente così. È partito tutto dalla fine della partita, quando ero stato assegnato al passo Carrabile, dove uscivano i calciatori con il pullman, e c'erano dietro delle transenne le famiglie dei calciatori, no? Gli amici stretti, robe varie. Quando ho visto Oma, essendo un grandissimo fan di Vittorio, l'ho riconosciuto subito, cioè sapevo che stessi aspettando Simone. Gliel'ho chiesto per sicurezza e quando mi ha risposto Victor, nella mia testa non ci ho pensato due volte a chiedergli, a dirgli che appunto fosse il mio idolo e a mostrargli tutte le foto che ho di Victor sul cellulare. E lui subito, gli ha fatto super, super piacere comunque vedere queste cose. Al che quando poi è entrato alle transenne è stato lui il primo ad invitarmi a dire: tranquillo, sei dei nostri, sei con noi, vieni, ti porto a vedere Victor. E mi mostra la loro chat di WhatsApp dove c'era Victor che gli scrive: wait for me, cioè aspettami, sto arrivando. Poi quando è arrivato Victor, io ho iniziato a tremarmi le mani, io non ci ho capito più nulla, avevo la vista abbagliata perché sono un fanatico di Osimhen, serio. Quando poi mi ha presentato, Victor è stato il primo a mettermi innanzitutto a mio agio, ma poi mi ha preso per il braccio e mi ha detto: sei vicino a me, parliamo. Abbiamo iniziato a parlare, a scambiare due chiacchiere e poi è successo quello che è successo dopo. Stiamo vedendo adesso le immagini. Matteo, intanto ti giro anche quelli che sono l'abbraccio collettivo dei nostri telespettatori su YouTube, che ti scrivono, ti mandano un abbraccio, Grazie. dicono grande Matteo. E poi ci ritorniamo su questa vicenda. Io però a questo punto mi hai incuriosito, da dove nasce questa tua grande passione per Victor? Quando è arrivato 3 anni fa da Lille, io comunque mi sono informato più o meno sul Napoli che stesse acquistando come centravanti, e già a livello, cioè proprio all'inizio mi ha colpito sul campo quanto fosse forte e le sue potenzialità. E diciamo poi, una volta che è arrivato a Napoli ed è uscita fuori tutta la sua storia, mi ha fatto proprio da esempio. Ho iniziato ad nutrire una stima nei suoi confronti a livello personale, pur non conoscendolo.
per tutta la storia che aveva intorno, la roba dei genitori che li ha persi entrambi, che comunque erano 7-8 fratelli in una sola casa, lui comunque è riuscito a stare lontano da tutto quello che c'era di negativo nel suo quartiere, giocando a palloni, ed è riuscito ad arrivare a fare poi quello che voleva da piccolo, realizzando i suoi sogni. Quindi comunque per un ragazzo, vedere un ragazzo che parte così dal basso e arrivare a raggiungere i suoi sogni, diciamo, prende ispirazione, no? Certo, si è un po' immedesimato in Victor, quindi. Sì, esatto, perché comunque sono anche un ragazzo, ho anche io dei sogni. Vedere una persona che vive un certo contesto, certe situazioni, riuscire a farcela, ti dà una spinta in più. E in particolar modo poi quando ti ha detto non preoccuparti, sentiamoci. Cosa insomma poi ha aggiunto, insomma cosa ti ha proposto? Ti ha detto guarda, teniamoci in contatto nel caso ti aiuto io a trovare lavoro. Sì, no, ma lui è stato, Gli hai a me la cosa scritto che ha poi? colpito di più. Sì, no, ci siamo sentiti, lui mi ha iniziato a seguire su Twitter, con Oma, mi sento quasi tutti i giorni praticamente ormai, ci sentiamo spesso, io e Oma, che ci sta facendo da tramite ovviamente. E nulla, lui, cioè, la cosa che mi ha colpito di più è stata la sua disponibilità, perché è stato veramente, l'ha presa a cuore. Cioè, è una situazione, lui nel momento si è anche arrabbiato tantissimo con la responsabile di zona, no? Cioè, le stava dando quasi contro, si stava anche scaldando. Infatti, quando ho visto che stava alzando un po' i toni, ho detto: Victor, don't worry, vado via, ho sbagliato io, non ti preoccupare, sta tranquillo. E lui mi ha abbracciato e mi ha lasciato andare, ha detto: tranquillo, ci pensiamo noi, la risolviamo noi la situazione, non è nulla, non è successo nulla, sei sciolto. Però lui l'ha veramente presa a cuore quella situazione, si è scaldato proprio sul momento. Infatti poi la Roma ha fatto anche un comunicato, ci ha chiaramente tenuto a precisare Sì. che una cosa è la Roma, una cosa è la società Di servizio di servizio steward. steward e con loro quindi poi come sei rimasto? Finita, ti hanno detto basta, non lavori più all'Olimpico, che hanno detto? Sì, questo è andata così poi la situazione, la responsabile di zona prima, senza alcun consenso, ha scattato una foto a me mentre ero vicino a Victor e poi è venuto tutto quello che poi è successo dopo. Però in ogni caso, grazie a Victor, speriamo che evidentemente anche questa storia possa avere un lieto fine. Non ti posso non chiedere però le tue sensazioni per la gara di questa sera. Victor non dovrebbe partire dal primo minuto, però siamo certi che farei allo stesso modo il tifo per il Napoli. Ah, io sono tifosissimo dal Napoli da quando ho 4 anni, l'ho tifato in Serie C, l'ho tifato in Serie B, lo tiferò sempre, quindi al di là dei calciatori sono un tifosissimo della squadra e della maglia. Le sensazioni per stasera sono comunque buone perché affrontiamo una squadra che siamo riusciti a battere in trasferta, e penso che comunque anche senza Victor abbiamo comunque giocatori fortissimi lì davanti come Raspadori, Simeone, che possono fare bene, ma anche dietro, anche se non gioca Jesus, se dovesse giocare Østergaard, a me piace tanto anche lui, quindi credo che abbiamo una buonissima rosa quest'anno, sia tra titolari che in panchina. Io sono mezzo ciecato, però dietro di te, Matteo, vedo una foto. Chi è Insigne? No, se non sbaglio è Diego Ah, è quello, Diego. Sì, è la Quello è punizione Diego, di Maradona contro la Juve. eh? Ah, la punizione di Diego contro la Juve, quindi. Allora, diciamo l'avevo Quella lì non riconosciuta, peccato. vedevo un po' di macchie perché diciamo non vedo benissimo, però effettivamente era qualcosa di familiare. Matteo, voglio conoscerti anche un po' meglio perché ovviamente abbiamo capito che tu lavoravi anche come questo servizio di steward fuori l'Olimpico, però tu hai due grandi passioni, a parte Victor e il Napoli, un'altra è la musica, giusto? Sì, sono un ragazzo emergente che sta facendo musica, sto puntando tutto su quello, sto provando a inseguire il mio sogno, sto provando ad investirci comunque e a portare avanti questo sogno. Magari potrebbe uscire fuori una bella canzone da questa storia. Un bel Sì, no, featuring con io Victor. So che Victor ama la trap, però. Victor, sì, Victor si presta molto secondo me a questo Sì. tipologia di... No, Magari glielo tra potresti l'altro... proporre, che dici? No, ma tra l'altro in questi giorni dovrei andare a ritirare la maglia firmata da lui, tra l'altro, e vorrei girare il prossimo videoclip proprio con questa maglia, sarebbe proprio perfetto. Come no? Magari poi lo mandiamo anche qui a Calcio Napoli, Esatto. perché Sarebbe no, un Matteo? Mandacelo quando Ma sarò tu ora pronto, dove Matteo. sei? Sei a Roma? No, No, io sono di Acerra, io sono qua ad ok, quindi Acerra. sei qui. Sì, Ok. sì, sì, sì.
E allora Matteo, grazie mille, infine per essere Grazie a stato oggi voi, qui ragazzi. con noi, buona giornata e ovviamente buon Napoli Ranger anche a te. Un abbraccio. Grazie a voi ragazzi, buon lavoro. Ciao ragazzi. Grazie, grazie Ciao allo Matteo. steward. Matteo, lo Cicero.